Mancava questo comune all'appello, è un per così dire quelli che mancano, diciamo così, come per parafrasare una famosa trasmissione televisiva. Signore e signori, buon pomeriggio dal comune di Senna Comasco, dove il sindaco Francesca Curtale ci ha aspettato, ospitato questo pomeriggio, perché anche lei che giustamente voleva partecipare al nostro format, grazie Francesca, grazie. Voleva presentarci un personaggio. Sì. Ciao Ciao Francesca, buongiorno. Marco, ben ritornato a Senna Comasco. Sono molto onorata e molto contenta di averti qui con noi oggi. E sono ancora più felice perché noi avremmo tantissime cose da raccontarti, e soprattutto le avrebbe Nando Masolini, Fernando Masolini, che è nato nel 1937 a Senna Comasco e ha 87 anni. Quindi È è un, come si dice, sennese? un sennese doc. Sennese doc, Doc, ok. Uno assolutamente. tra i più ovviamente longevi, usiamo Certo. questo termine, del tuo paese e l'hai portato qui perché è E l'ho veramente. portato qui perché Nando, devi sapere, è una persona con uno spiccato senso civico, sempre presente, non manca a nessuna celebrazione di 25 aprile e di 4 novembre, è 2 giugno. 2 giugno, è sempre stato molto attento ai vessilli, cura il labaro dell'associazione Carristi di Wow, wow, wow. Como, del quale è il custode. Peraltro devi sapere che come associazioni Carristi, quando avevano la sede a Como, per anni hanno curato e si sono presi in carico l'apertura e la chiusura del monumento dei caduti di Como. Perfetto. Lui è presente ad ogni festa civile, è anche cavaliere al merito della Repubblica Ah. e nella sua vita, per diletto, senza remunerazione alcuna, è stato anche direttore di gara e giudice nell'ambito del ciclismo. Si è riconosciuto per tanti anni con la federazione che ha sede a Milano e per 37 anni è stato giudice di gara. Ma perché è qui con noi? Ci potrebbe narrare del territorio a 360 gradi, ci potrebbe portare nei boschi, farci vedere percorsi, farci vedere com'è il nostro monumento, chi sono i nostri caduti, eccetera. Ma quello che mi interessava tantissimo è il fatto che è una delle poche memorie rimaste di un'associazione ciclistica che ha avuto sede a Senna Comasco e la sede associativa era in via Roma 46, dove noi adesso abbiamo il centro sociale, e praticamente l'ha fatta nascere lui, un'associazione sportiva ciclistica che si chiamava Bitossi. Io ho chiesto prima a Nando se ci racconta Esatto. com'è nata, quanto è durata e soprattutto se per caso hanno anche scoperto qualche È talento. giusto. Allora, Ok? Perché Bitossi, che sembra. ovviamente è stato un grandissimo ciclista del passato, Franco Bitossi, Io non. toscano, te lo dico io, Francesca. Franco Bitossi, toscano, grande ciclista, ma soprattutto sciurna cavaliere. Cavaliere. Cavaliere Nando, buongiorno. Raccontami, raccontaci, com'è nata la Bitossi qua a Senna, dai. È nata perché un mio amico, il Ronchetti, quello dei legnami, Ah, ok. per Carlo, che adesso è già morto, no? Una sera al bar si parlava sempre di ciclismo, così, e una sera ha detto, non sapevamo se dare il nome di Gimondi o di Motta all'associazione, Eh sì, no? perché erano ciclisti che a quell'epoca A erano quell'epoca forti, forti, Gimondi, Motta, e Bitossi. allora Piercarlo ha detto, ah, io tiro fuori 100.000 lire subito,
se diamo il nome al Bitosso. E là là! Sì, ah, ecco, è nata così. Fatto subito dei finanziatori. Subito, esatto, esattamente. Esatto. E 37 anni sei stato presidente? No. Oppure no, nell'associazione? 37 anni. L'associazione è durata dagli anni 60, okay. Marco, ai primi anni 2000. Quindi quasi, insomma, sì, una quarantina d'anni comunque. E nel frattempo Nando faceva invece il direttore sportivo e il giudice in tutte le gare della provincia. Ecco, chiedigli se c'è stato qualche talento scoperto. Avete scoperto qualche ragazzo in gamba, Nando? Sì. Sì? Pozzi Sandro, Capiago. Sandro Pozzi, l'avete scoperto voi? Sì. Ah, però, vabbè, sì. L'ho portato io i primi anni in giro. Ma mi dice, c'è una nostra amica che ci scrive, se correvi, tu hai corso anche, oppure hai corso con Adolfi? Io ero una scarsina, no? Ah, ma non hai fatto il professionista? No. Ah, ok, no, la nostra amica però ci ha chiesto. Però di chilometri ne ho fatti okay. Anch'io. Però hai fatto anche tu il ciclista, giusto? Ok, ok, perfetto. Sì. Quindi hai scoperto il Pozzi, l'hai scoperto te, sì. L'avete scoperto voi, a Senna. Sì. Ah, bello, bello. E poi basta? Perché ero su a Capiago a vedere una gara di calcio. Ok. E vedevo sto ragazzo che giocava terzino destro, andava davanti e segnava da sinistra. Col calcio non c'entrava niente. E dopo gli ho detto, sì, c'era quello in bicicletta. E il mio papà, Vernò, chi è là, pensi me. Ah, grandissimo. Bello, bello, bello. Racconta in dialetto, parla in dialetto, Nando. parla in dialetto. Bello, bravo Nando. E quindi, Pozzi è stato sicuramente uno dei ciclisti sicuramente importanti del territorio, ma ecco, la sua memoria storica veramente, questo è bello, perché tu hai detto che il signor Nando, Francesca, è poi uno legato anche al comune, certo. All'avaro, alla bandiera, alle feste, alle ricorrenze. Concordo, viene tutti i 25 aprile, tutti i 4 novembre, tra l'altro lui è partito per il militare proprio in una di il 4 novembre. Il 4 novembre, esatto. Sì, giorno quindi, importante, e certo. Quindi tutti gli anni sergente. E tutti gli anni noi lo ricordiamo assolutamente. Molto bene. Ma ci tenevo anche che Nando ci dicesse della gara che si organizzava qui a Senna, vero sì, Nando? Sì. Perché la Bitossi faceva la gara annualmente. Il primo maggio. La festa, ok, sì. Quindi... Al primo maggio c'era questa gara sul nostro territorio e praticamente, e limitrofi naturalmente, sì, organizzata da questa associazione ciclistica sennese, di cui tra l'altro io ho scoperto recentemente esserci dei cimeli nel Museo del Ghisallo. A Magreglio. Esatto. Sì, è vero, perché lì c'è, a Magreglio, al Museo del Ciclismo c'è di tutto. Ed è probabile che ci sono dei cimeli, io l'ho visto più di una volta, è probabilissimo che ci siano dei cimeli della Bitossi. Quindi un grande sportivo, eh? Sì, abbastanza. E insomma, ti piace più il ciclismo, Nando, o il calcio? Il ciclismo. Ciclismo, ok. No, mi piace anche il calcio, perché tutti gli sport mi piacciono. È uno sportivo il sciur Nando, è uno sportivo, eh? Da sete un sportivo. Esatto, bravo. E il Nando in militare, ho vinto il percorso di guerra a militare. Che dove l'hai fatto il militare, Nando? A Caserta 6 mesi. Cos'eri? Che corpo eri? Carrista. Ok, perfetto. Te lo ricordi ancora il militare? Sì. E sono passati un po' di anni. A Bellinzago ho fatto 6 mesi. Il corso a Caserta, il corso per diventare sergenti, okay. E poi a Bellinzago sono diventato sergente. Tu ti ricordi, credo proprio di sì, la prima eri piccolino, le due guerre mondiali, te le ricordi? Le due guerre. La seconda, sì, la prima eri piccolo, esatto, avevi 10 anni, anzi di meno. La seconda te la ricordi? Un po'. Mm.
Cosa ti ricordi? C'è un ricordo? Oppure... Invece, quella della prima guerra, avevo tutti e due i nonni a Caporetto. Okay. Ho fatto la famosa ritirata di Caporetto. E sono passati, venendo giù da Caporetto per venire a Vittorio Veneto, sono passati davanti alla casa dove è nata mia moglie. E quando gli ho detto al mio nonno, uno dei nonni, perché uno era morto prima, quando gli ho detto a un nonno che la mia, allora era ancora fidanzato, la mia fidanzata, poi abitava lì, dopo è venuto a abitare a Como, no? Ma quando gli ho detto così, gli ho venuto giù le lacrime negli occhi. Lo so, immagino, ma infatti io, Nando, io ti ringrazio, non volevo farti commuovere, non è stata mia intenzione, però mi è venuto spontaneo chiederti della guerra. Ecco, a proposito, visto che tu sei uno sportivo, ti ricordi anche il Grande Torino quando è successo l'incidente? Non ho capito. Il Grande Torino, ti ricordi quando è successo l'incidente? Sì. Te lo ricordi, vero? Immagino. È andato contro la montagna Superga. Di Superga. La collina. Te lo ricordi? Sì, sì. Immagino. E poi io ero, allora tifavo il Torino. Allora siete primi in classifica adesso, oggi siete primi in classifica, allora, il Torino. Allora il Torino. Era una cosa, è vero, hai ragione Nando. Beh, insomma, Francesca, un bellissimo incontro, un bellissimo, tanti aneddoti. Ho pianto quel giorno là. Hai pianto quando è morto il Torino, quando è successo l'incidente di Superga, vero? Immagino, vero? Cioè c'è stato... tutta l'Italia che si è fermata, e devo dire, vedo che c'è emozione nelle tue parole. Immagino Nando. Senti, Francesca, io ti ringrazio, chiedigli se vuole dire un'ultima cosa, magari ai giovani, che ne so, perché lui era una memoria storica bellissima. E grazie anche se, vabbè, siamo arrivati qualche giorno dopo, però grazie di averci fatto questo incontro, perché una bellezza così di una testimonianza come quella di Nando è bella. Grazie Francesca, digli se vuole dire qualcosa magari. Allora, guarda Marco, io ci terrei che Nando dicesse per quale motivo lui, quando faceva il giudice, tutelava i ragazzi che correvano e se la prendeva con i loro papà. Nando, dimmelo, Nando. Prego. Sì, perché i papà vedono solo il figlio. Esatto, bravo Nando. Invece io dovevo guardare magari, certo, una volta erano 270 ragazzi che correvano, io ero presidente di giuria a livello regionale. Non solo provincia di Como. Sì, quindi regionale, sì, tanta roba. Una volta ero a Brescia, un campionato regionale, ero presidente di giuria, e un papà di un ragazzo che era avvocato era venuto lì a reclamare per il suo figlio. Una valutazione. Voleva denunciarmi perché io ho fatto piangere suo figlio. Un avvocato, ho capito. Così, sento, con me lei ha niente a che fare, se piange il figlio è colpa sua, del papà, non è colpa mia, certo. Se il figlio non è in regola con i rapporti, perché dovevamo controllare i rapporti, e io ero pignolo, sapevo quello che facevo. Certo, infatti molti si stanno guardando, dicono grande, è vero, Nando è veramente splendido. E allora se piange suo figlio è colpa sua, non è colpa mia. Va bene, no, dico Nando, grazie davvero di averci fatto questo bellissimo regalo. Francesca, grazie. No, perché... grazie al Nando. Esatto, io sono felicissima perché sono riuscita ad ottenere la presenza di Nando, che per noi che ci tenevi tantissimo. Sì, l'abbiamo sì. Infatti rinviata un paio di volte perché tu volevi avere qua nel tuo ufficio in comune a Senna Comasco il Sciur Nando. Esatto. E ce l'hai fatta, ti ringrazio di averci fatto partecipi, quindi questo è un extra Ciao Como in Provincia, ma vale ancora perché lo metteremo in tutta la grande gallery di tutti i comuni,
E allora possiamo dire, ti salutano in tanti, Nando, che ci stanno guardando in questo momento. E, grazie, grazie, prego. Davvero. Sei stato veramente molto, molto simpatico, tra l'altro. L'ultima cosa, diglielo, Francesco. Come si fa ad arrivare a 87 anni così lucido come te? C'è un segreto? Leggere il giornale tutti i giorni. Leggi il giornale? Sì. Bevi il caffè? Sì. Bevi il caffè, leggi il giornale e guardi... L'orto. Fai l'orto? Sì. Guardi la televisione? Sì, beh, guardo con la televisione, però tante volte fanno certi... Cose che non ci interessano. Che non mi piace. Comunque leggi il giornale, Francesca. Leggi il giornale tutti i giorni. Tutti i giorni. La provincia. Beh, devo dire che questo è un modo importante per stare in gamba così. Nando, grazie. A presto, ok? Ciao Francesca. Grazie Marco, grazie a tutti. Ma no, ci mancherebbe, era giusto e importante dire questo, far vedere anche il Sure Nando qui da Senna Comasco. Grazie. Grazie Francesca e grazie Nando, grazie. Buongiorno a tutti voi. Grazie.